Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. Il canale YouTube di oggi riguarda una trasmissione televisiva che va in onda negli Stati Uniti e in Canada, anche in Gran Bretagna in replica, e si chiama Last Week Tonight con John Oliver ed è della HBO. E il canale è proprio il canale ufficiale della trasmissione Last Week Tonight, è un canale che, tra l'altro, ho scoperto grazie a Breaking Italy e ho cominciato a seguire da pochissimo. Pubblicazione di video settimanali tratti dalla trasmissione e qualche extra, talvolta, dedicato proprio agli utenti del web, agli youtuber. Molto meritevole, John Oliver è un anchorman britannico trapiantato negli Stati Uniti, estremamente irriverente, molto pungente, una comicità molto pungente la sua, che però negli argomenti trattati merita veramente tantissimo. È molto divertente la trasmissione, ci sono alcune delle puntate, alcuni degli spezzoni che ho visto che sono veramente eccezionali, quindi passo subito a indicarvi i video che secondo me meritano tantissimo, anche se vi consiglio di guardarli tutti quanti. Innanzitutto il canale Last Week Tonight, riferimenti su doobly-doo, e cominciamo con il primo video, che in realtà è un doppio video. Una parte è andata in trasmissione, una parte è andata in onda solo su YouTube, che è un incontro-intervista con, spero di pronunciare correttamente il nome, Pepe Julian Onziema, che è un importantissimo attivista del movimento gay in Uganda. E innanzitutto il modo in cui è condotta l'intervista e il modo in cui viene presentato il personaggio è molto divertente, ma soprattutto è molto indicativa della situazione che c'è rispetto all'omosessualità in Uganda e rispetto alla figura che in Uganda è molto controversa di questo personaggio, che d'altronde è semplicemente un attivista molto preparato e, oserei dire, un attivista con lo stomaco di ferro e, come diceva qualcuno dei vecchi giornalisti che seguivo, con l'apparato genitale granitico. Vi consiglio di guardarla, questa è l'intervista, ci sono i due link perché sono due video, l'intervista con Pepe Julian Onziema, e successivamente il secondo, in realtà il terzo video che vi segnalo sul doobly-doo, riguarda i cambiamenti climatici e soprattutto come dovrebbe essere analizzato, come dovrebbe essere affrontato l'argomento dei cambiamenti climatici. Lascia molto da pensare e il finale è una chicca che, ve lo dico con il cuore in mano, è molto importante come chicca, come modo di affrontare l'argomento, ed è una cosa che mi ha fatto ridere fino a farmi venire il mal di testa, comunque. Quindi due video extra, uno che è molto simpatico per il personaggio e per la riscoperta del lato umano del personaggio. Su doobly-doo trovate, infatti, un'intervista, il link al video, di un'intervista al professor Stephen Hawking. Fa vedere anche il lato umano di Stephen Hawking, è un'intervista condotta con molta simpatia. E, infine, ultimo video che vi segnalo su doobly-doo, ripeto, il canale è Last Week Tonight, l'ultimo video che vi segnalo, che mi serve da rampa di lancio per l'argomento del giorno, riguarda la pena di morte. Ora, l'argomento del giorno oggi non ha a che fare con la pena di morte, anche se lo tratterò, ma è una rampa di lancio perché comunque si unisce. Ciò di cui voglio parlare in generale è la pena, la certezza della pena, la certezza del processo, e soprattutto il processo, i reati, quella che è la gestione della giustizia in Italia. Ora, in Italia siamo purtroppo malamente abituati e maledettamente abituati a fare quello che è il processo del bar.
che fino a quando restano chiacchiere inframmezzate da un caffè o un cappuccino, ci possono anche stare. Alla fine è anche un modo di affrontare la cronaca. E quando si perde il concetto del chiacchiere da bar, e diventa il processo di strada, che la cosa smette di funzionare e comincia ad assumere delle tinte fosche ed estremamente pericolose. Prendiamo questo esempio. Anni fa, Parco della Caffarella, Roma, viene aggredita una ragazza, viene stuprata e indica in una testimonianza certamente molto dolorosa che le due persone che l'hanno aggredita, che l'hanno stuprata, sono due rumeni. Tralasciamo per un secondo, per un solo secondo, il fatto che qualcuno dirà subito «Ecco i rumeni!» Per un secondo tralasciamolo. E facciamo due nomi, Rakt e Lojos. Sono due rumeni che vengono arrestati pochissimi giorni dopo, credo proprio due o tre giorni dopo lo stupro, vengono arrestati, vengono interrogati, vengono accusati di essere gli autori dello stupro. E succede un karaoke, come direbbe il buon Moretti, un puttiferio incredibile. Gente fuori dalla questura che sbraita «Lasciateli a noi!» e restano lì per ore! Questi che vengono interrogati dicono di avere un alibi che non viene controllato, vengono interrogati per ore, interviene la polizia rumena, viene fatta venire la polizia rumena in Italia, vengono interrogati dalla polizia rumena, dicono di essere stati menati dalla polizia rumena, continuano queste storie, l'alibi regge. È vero. Uno stava facendo tutt'altra cosa, uno non era neanche in Italia, nel frattempo vengono arrestati altri due rumeni che confessano. Ma Rax e Lojos adesso avevano detto che erano stati loro all'inizio, quindi li dovranno rispondere di autocalunnia. Autocalunnia? Non abbiamo questo reato nell'ordinamento italiano. Non c'è. Hanno detto che la polizia rumena li ha picchiati, quindi risponderanno di calunnia nei confronti della polizia rumena. Se hanno detto che li hanno picchiati, no. L'accusa di calunnia nei confronti della polizia rumena è caduta. Fermi, fermi, fermi! Che vuol dire è caduta? L'accusa di calunnia non cade! La calunnia è una falsa accusa! Cade se l'accusa è vera! Cioè, questi sono stati menati dalla polizia rumena. E quelli fuori, dateli a noi! Il processo di strada. Un altro nome. Elvo Zornitta, ingegnere. Vagamente finito un attimo così sulla cronaca, non so se l'avete sentito nominare. Una bomber! È stato lui! E c'aveva questo, e c'aveva quello, e c'aveva quell'altro, e c'aveva la possibilità, e conosce questo, e conosce quello, e c'ha la forbice con cui sono stati tagliati... Ops! Come ops? Eh no, la forbice con cui sono stati tagliati è la sua, ma perché un tizio del laboratorio dei RIS di Parma ha usato la forbice che gli è stata sequestrata per manomettere le prove, manomettere prima la forbice e poi manomettere le prove. Come? C'è un povero Cristo, è finito in prima pagina su tutti i giornali! Ha giocato la sua vita, ha divorziato dalla moglie, ha perso il posto di lavoro, gli hanno detto tutti in faccia «Questa è una bomber, l'assassino di bambini ha messo bombe nei cioccolatini!» Non era lui! C'è qualcosa di sbagliato in Italia, di molto sbagliato. Ultimissime! Hanno arrestato l'assassino di Yara Gambirasio! Ma chi è il deficiente che dice «hanno arrestato l'assassino»? Come?
un parlamentare. Cioè, fatemi capire, un parlamentare annuncia alla stampa, non forse è stato fatto il fermo del presunto assassino lì, abbiamo arrestato l'assassino. Ma in un paese civile una cosa del genere, soprattutto vista la gravità del caso, la delicatezza del caso, comporta che chi dice una, fa una dichiarazione del genere alla stampa se ne può andare dal Parlamento a vita, quindi evidentemente questo tizio se ne... Ah, è Alfano! Ah, è ancora al Parlamento italiano! Ah, la magistratura si è anche incavolata e lui ha risposto... Ha anche risposto! Ma roba davanti! Adesso... ma è stato lui, perché il DNA... perché così... ma ben quattro laboratori... Ah, ma no, era uno... però... ah, vabbè, ma... ma ha chiesto la ripetizione del test del DNA, adesso ci vorranno dei giorni... Allora com'è che il test... Sentite... Parlo chiaramente, io non faccio più processi da strada e io non credo più nei media. Fino a quando un magistrato non mi dirà che quel signore ragionevolmente è l'assassino di Iera Gambirasi e fino a quando la Cassazione non metterà la parola fine dicendo sì, è stato tizio e mettetelo dentro, non lo chiamerò nemmeno presunto assassino. Per me è innocente. Per me è assolutamente innocente finché non verrà condannato la Cassazione, non è manco presunto colpevole, perché non credo più nei media, non ci credo più, non credo più nei processi di strada. Il processo si fa in tribunale, non al bar. Si fa con le cose vere, con le prove, con i dati scientifici, non con le speculazioni dei giornalisti. Ma ci vuole tanto per capirlo! Può andare bene a dire «va bene, per me è colpevole, per me è innocente, per me...» Menatelo, lasciatelo a me, al solito! Gente fuori dalle questure! Ah, lasciateli a noi! Sì! Voglio vedere... quand'è che si comincia a fare... sacro uso, come in molti paesi civili, bella manichetta da 70, un bel idrante, ci stanno tutti fuori che sbraitano dalla questura che lo vogliono loro, 6-7 kg di pressione, e giù getto d'idrante con la manichetta da 70 fino a lavare via la strada! Cominciate a imparare che il processo si fa in tribunale! Io posso, posso pensare, va bene, per me è colpevole, per me è innocente, per questi motivi, per quei motivi! Andare in strada, andare in questura, datelo a noi, deve finire! È intollerabile più del reato! Questa è la mia posizione, forse un pochino estremista, ma d'altronde il processo si fa in tribunale. Deve finire il processo di piazza. Il dibattito si può fare in piazza, non il processo! La piazza non condanna, la piazza non esegue. La piazza può lamentarsi, la piazza non può farsi giudice ed esecutore della sentenza, mai, in nessun caso e per nessun motivo, mai. Voi che cosa ne pensate? Che sbaglio e questa gente dovrebbe essere massacrata, colpevoli e innocenti? Non sono innocenti? Come dicevo prima, tanto sono rumeni? Allora meniamoli tutti! Oppure... anche voi siete d'accordo che il processo si fa in tribunale e non in piazza? Ditemi un po' quello che ne pensate! Spazio sui commenti! Come sempre, su meme o Twitter, hashtag DDVOTR! Ma soprattutto ditemi cosa ne pensate di questo video! Se questo video vi è piaciuto, fate pollice in alto, iscrivetevi! Diffondete, condividete con gli amici, fatemi sapere un po' qual è la vostra idea. Ragazzi, questo è tutto. Come sempre vi ringrazio, ciao e ci vediamo domenica prossima!